Io sono nato in Albania nel 1969 e sono nato in una famiglia dove mio padre faceva il pittore. E allora immagino, anche se non ho memoria, ma immagino che come tutti i bambini che fanno gli scarabocchi e disegnano, sporcano i fogli, io queste cose le ho fatte un po' sotto la guida di mio padre, sotto la sua osservazione. Avendo i suoi dipinti attorno a me, i suoi libri attorno a me. E infatti poi a casa tantissimi disegni che facevo quando ero bambino, no? Cioè della mia infanzia. Ecco, invece se devo pensare a un momento che in qualche modo ha segnato questo percorso in un modo un po' più impegnativo, è stata la morte di mio padre, io avevo 6 anni. E allora ho sentito che dopo quell'evento per me disegnare non era più semplicemente passare del tempo facendo quello che mi piaceva fare, ma era anche continuare una strada che lui aveva lasciato. E perciò sono stato cresciuto con questa specie di atmosfera dove i miei familiari, così come gli amici di mio padre, vedevano in me quello che doveva continuare la sua strada. Perciò sono andato subito, anche se ero piccolo, in questo corso serale che si faceva per ragazzi da 10 a 14 anni e poi sono entrato nel liceo di Scutari, liceo artistico di Scutari, nella classe che aveva fondato mio padre, un uditore, vedendo che io avevo 8 anni e così il professore che aveva sostituito mio padre, insomma, mi invitava a disegnare, a dipingere con i ragazzi del liceo. E perciò ho continuato, sì, ho continuato sempre così. E allora, diciamo, dal punto di vista artistico, la mia infanzia ha un po' c'è un po' questo momento, se vogliamo, di rottura, ma che è anche segnato molto forte nel mio percorso. Così come poi la mancanza di mio padre ha fatto sì che io passassi del tempo a cercarlo, possiamo dire, tra i suoi disegni, tra i suoi dipinti, tra i suoi libri, che io non riuscivo a leggere perché erano in lingue straniere, in russo la maggior parte, però io studiavo continuamente, perciò ricordo questa cosa di aver passato l'infanzia a studiare i suoi disegni, ma anche i suoi libri.